Signori, benvenuti in una nuova puntata della Stone Block 3. Ragazzotti, nella prima puntata abbiamo montato tutto questo ambaradam di cosa dietro le mie spalle e praticamente abbiamo distrutto tutti i minerali che, diciamo, abbiamo trovato. Ah, tra l'altro, ragazzotti, ho fatto una stanza qui dietro perché è dove poi alla fine andremo a montarci tutto il coso. Qua, vabbè, mi manca un po' di roba perché in realtà volevo fare un 15x15 per, boh, non so, sarà 7. E in poche parole lì ho sfondato di qualche cubo, cioè di un cubo solo, vabbè, non è un problema. Quindi ho avuto anche tanti minerali tra le mani. Come potete vedere anche da questa diapositiva abbiamo scavato veramente tanto, non tantissimo, però diciamo che un bel po' l'abbiamo fatto. Innanzitutto inizio a prendere la stone per andare a metterla là in quel muro lì. Tanto il magnete, raga, è qualcosa di estremamente comodo a questo punto del gioco, quindi andiamo a prendere tutta questa stone. Dovrei averne fatto uno stack, perfetto. E questo è tutto il ben di Dio che abbiamo preso dai minerali. Cioè, praticamente, raga, è talmente OP questa cosa che in poche parole ci permette di... Ma in realtà, tipo, con fortuna potevamo ottenerne un po' di più, forse, forse, forse. Cioè, non sempre, però ne potevamo ottenere di più. Come vedete, abbiamo un bel po' di redstone, un bel po' di lapislazzuli, coal, diamanti e smeraldi, tra l'altro. Non so se c'è la mod. No, non c'è, non c'è. Però effettivamente adesso, oltre ad aver, diciamo, grindato tutti quei materiali lì, ho grindato anche un altro paio di materiali. Ora, vediamo che cosa si può fare col crushed ore, diciamo, della Create. Possiamo cuocerlo direttamente per ottenere un iron nugget, oppure andare a washarlo, cioè diciamo a lavarlo, per ottenere un 10 nugget e una possibilità al 50% di ottenerne 5 in più. Quindi diciamo che non è proprio una duplicazione degli ore, ma qualcosa di simile. Intanto facciamo vedere, vediamo con l'iron ore la possibilità di ottenere un ore e di in più ovviamente è del 30%, quindi possiamo anche già ottenere più della duplicazione, magari se siamo un po' fortunati. Solo che ci serve il bulk, se non sbaglio, no? Com'è che si chiamava? Create fan forse. Eccolo qua, ci serve questa cosa che vuole un po' di ferro, vuole un po' di plate, ma quello che mi viene da pensare, l'acqua io come la faccio? Ah, devo andare all'interno della, sì, Black Magic, della Blood Magic. Quindi andiamo subito a riparare questa zona qua, perché non mi piace fare queste cose, ovviamente lasciarle così. Possiamo togliere quest'or. Cosa abbiamo ottenuto? Del coal, beh. Fortunato, proprio, sono tantissimo fortunato. Perfetto, giusto uno me ne è avanzato, giusto uno di stone. Ok, andiamo a controllarci un attimino le quest. Ah, ci fa andare direttamente sulla smeltery, quindi ci serve il Ceredith che si fa in questo modo qua. Quindi diciamo che off camera sono rimasto allora in pacifica. Ok, togliamo la pacifica. Sono rimasto AFK, cioè AFK. Ho scavato ovviamente off camera e ho ottenuto tutti questi materialini molto 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 sfiziosi, sfiziosi e carini. Allora, ci serve innanzitutto il Seared Eater, abbiamo detto, poi il Seared Melter che ha bisogno del vetro, quindi dovremmo avere della sabbia da qualche parte per la... Anzi no, abbiamo direttamente il vetro. Quindi perché devo andare lì a fare tutte le cose senza, cioè sprecando praticamente della sabbia? Ok, facciamo così e infine questa cosa qua, Seared Melter per noi. Poi ci serve il faucet o le faucet, che tanto ce ne da due se non sbaglio. Perfetto, quest completed. Andiamo subito a farci un po' di coso, di tinker. Allora, però no, non credo che ti mandi direttamente verso la Blood Magic. Perché mi dai un diamante? Ok. Vabbè, stone, gold, non penso sia un problema. Allora, no, scusa, ho chiuso, volevo fare questo. Ci serve il Seared Casting Table, perché ovviamente, raga, gli ore possono essere... Tra l'altro, aspetta, fammi fare una cosa. Non posso buttarli nella... Ah, azzarola. Però questi sì. Questi nel melter. Due lingotti nel... Ah, cazzo, nel melter mi dà di meno. Lo smelter della Mining Colony. C'è anche la Mining Colony?
Nella Foundry un copperore mi dà una nugget d'oro e un lingotte, 6 nugget di copper. Quindi la Foundry probabilmente potrebbe essere Scorched Brick, Scorched Nether Growth. Oh Gesù, quanto cazzo è cambiata la Tinker, porca miseria. Va bene, ci serve il pickaxe head. Non penso sia un problema, ci serve semplicemente montare questa cosa qua, ovvero l'iter, che non è la gemma dell'infinito, e poi fare così. Infine buttiamoci un po' di coal, che veramente abbiamo quantità abnormiche. Ok, così dovrebbe funzionare, perfetto. E poi ci serve dell'oro mio signore, in quantità di 2 se non sbaglio, mi sembra, allora cast. Vediamo Castaway quanti ne vuole. Un lingotto, che sta per fare una cappella. Questo oggetto non può essere cotto? Per quale motivo idiota mi dice una cosa del genere? Allora ti faccio così, ti faccio il passaggio, il doppio passaggio diciamo. Quindi ti butto questo qua, ti faccio cucinare un po' d'oro, mio signore. Anzi, io te ne farei cucinare un po' di più. Thank you. Tra l'altro ho scoperto una cosa che era abbastanza logica, però diciamo che io non ci ho pensato, per il semplice motivo che magari avendo messo il pattern così non era una cosa diciamo che avrebbero ottenuto. Però anziché utilizzare il pattern possiamo utilizzare direttamente la cobblestone dentro la Tinker Station per poter riparare i nostri strumenti. Penso ne usi qualcosa in più, però frega cazzo, i cobblestone raga non è manco chissà che cosa. Allora abbiamo 3 lingotti di oro, questi li può cucinare ovviamente. Andiamo subito nella dove ci sono le pattern, facciamoci giusto una testa di piccone di ferro, anche quella della, no, del Metoc. Come faccio a fare quella del Metoc, scusa? Ah no, mi serve quella dell'ascia e poi quella della spada. Giusto, giusto, giusto. Perché praticamente il Metoc non è più, non ha una testa unica, ma ne ha 2 diverse. Quindi perfetto. Allora, Stone Pickaxe Head. E abbiamo il primo cast. Thank you. Questo. Ma c'è la Draconic per caso? No. Che ero convinto che ci fosse la Draconic. Infatti la stanno, diciamo, cioè, aggiornando, non potenziando, cioè, anche potenziando in teoria, dovrebbe essere così. Quindi abbiamo fatto quello che ci chiedeva il modpack e ci dà un ingot cast a gratis, perfetto. Inoltre ci dà la possibilità di ottenere una, cioè di fare questa qui e di ottenere una Cobalt Small X Head molto interessante, la possiamo mettere al mattock magari. Iron Pickaxe Head ovviamente molto 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 easy da fare. Sì, è l'ultima che ho fatto, sì, dovrebbe essere questa. Thank you. Queste magari le mettiamo. Mi serve un'altra chest. Vabbè, per il momento le mettiamo qua. Poi qui dentro dobbiamo andare a smeltare un po' di ferro. Quindi io direi ma. Per cambiare tutti gli strumenti, almeno 2 per la stone. Allora, cast, vediamo. Qua tu vuoi 2 lingotti per fare quello. Poi la spada ne vuole 2 lingotti. Questo qua, come faccio a farlo, scusa? Lo stone hammer. Ah, ma il martello adesso lo posso fare, perché effettivamente... Ok, vabbè, smettami tutto questo affare. Dai. Almeno siamo, ci leviamo dalle balle un po' di roba. Allora, un'altra cosa che volevo fare era l'hammer e poi il broad axe. Il broad blade lo proviamo a fare, sì. Però non so come si montino le cose effettivamente. Fai vedere, non me lo fa vedere. Sledge hammer, vein hammer. Ok. Però la Tinker Station mi dà solo queste cose. Probabilmente sto rushando e non è una cosa che dovrei fare, perché ancora ora però, cioè ora non credo che mi faccia fare. Vediamo se mi dice dove posso fare i martelli, factory, magic, no, non mi dice niente, quindi però
probabilmente sarà qualcosa che dovrò fare in seguito. Allora, prendiamoci tutti questi lingotti di ferro e facciamo così, tanto ci servirà sia... Allora, questo lo possiamo buttare qui dentro. Poi, queste cose le butterebbe qui dentro. Poi vediamo quando ovviamente li dovremmo utilizzare. Proprio il momento. Allora, hai del ferro, grazie. Dammi la testa di piccone di ferro. Oh, so good. Però stavolta, raga, siccome stiamo utilizzando un iron pickaxe, dovremmo ripararlo con il ferro. Non dovremmo più ripararlo con la pietra, purtroppo. Però la differenza è che da 630 utilizzi passa a 825. Very good. Abbiamo un'abilità ancora da aggiungere. Non so se adesso potrei aggiungere fortuna, ma non credo. Penso l'abbia tolta completamente questa abilità, comunque. Very good. Andiamo a recuperare anche gli altri cast, quindi 1 e 2. Facciamo così. Ah, cazzo, beh, poi altro ferro, logicamente. Allora, mi ho usato 2 per così. Dovrebbe essere il conto giusto. Perfetto. Questa roba la mettiamo qui dentro. Ma andiamo a fare un'altra paio di ceste, così almeno sistemiamo le cose in modo decente. Ok, 4 ceste possono essere abbastanza buone. Facciamo così e queste cose le mettiamo magari qui dentro. So, very good. Facciamo così. Molto lentamente. Ok. Infine, non so perché ho fatto. Posso rismeltarlo? Sì, posso rismeltarlo. Perché in realtà io dovrò fare il piccone di ferro per poter trasformare poi il mattock. Mentre dovrebbe averci dato la cobalt la cobalt X-Head, e la metteremo nel mattock. Ok, qua praticamente abbiamo fatto tutto della Tinker per il momento. L'unica cosa che ci rimane da fare è per l'appunto andare a... Ma se io smeltassi il cobalto, no? Sono 2 lingotti. E poi se io andassi ad utilizzarli per poter fare il piccone... Cioè, il piccone sarebbe qualcosa... Effettivamente... Potrei farlo. Allora, la spada la facciamo. Smeltiamo. Azzarola. Ha pensato a tutto. Sembrava troppo bello per essere vero. Ho detto, ma quasi quasi. Vabbè, abbiamo un Iron Sword. Mentre vediamo se funziona. Ah no, devo sostituire le cose piano piano. Ok. Cobalt Iron Mattock, che rispetto ai 565 adesso c'ha 577. Volendo, siccome il ferro ce l'abbiamo in abbondanza, possiamo tranquillamente togliere qua, andare a buttare qui dentro e andare a fare... Allora, Cultivated che cosa fa? Perché non ne ho idea. Dovremmo vederlo qua. Tool pratica il gross mod material when repiled. Non ho capito. Fa crescere più materiale. Vabbè, lasciamo le cose come sono per il momento. Vediamo come è cambiato il piccone. Magari tipo qui. Dai. Va molto meglio. Intanto questo ovviamente andremo a toglierlo, a metterlo tutto lì. Quindi lo faremo ovviamente dopo. Però anzi, magari lì non lo mettiamo, lì mettiamo la Blood Magic. Vediamo un attimino sta Blood Magic. Quindi ci serve innanzitutto il Blood Altar. Quindi per fare il Blood Altar ci serve la Stone. La Stone e il Gold. Quindi innanzitutto iniziamo a smeltarci un po' di Gold. Thank you, perfetto. Questi lingottini li mettiamo qui dentro. Allora, volendo il copper, per poterlo duplicare lo possiamo passare qua, prendere lingot cast. Dovrebbe darci 4 lingotti al posto di 3, e infatti è così, perfetto, così almeno facciamo più in fretta. Ok, perfetto. Tra l'altro potrei fare 1 2 3 4 5
in questo modo qui. Thank you. Una chest per sotto, perfetto. E più una leva. Una bellissima leva vanilla, non ce la toglie nessuno. Uno e due. Perfetto. La chest. E infine l'hopper. Questo distone si rivela fondamentale. E poi facciamo così. Ok, perfetto. Quindi piano piano mi fa tutti i lingotti e me li sposta qui dentro. Very good, very good, very good. Quando avremo degli or. Tra l'altro potrei fare effettivamente un altro hopper. Oppela. No, non questa chest bruttissima. Ho detto un hopper, non questo. 5, perfetto. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you so much, thank you so much. Ovviamente ricordiamo. Per un attimo ho pensato che non si toglieva. Ovviamente ricordiamoci che gli or vanno buttati a multipli di 3. Cioè fanno, ovviamente vanno buttati a multipli di 3, perché sennò poi non mi dà il quarto lingotto, in quel senso lì. Comunque perché ho così tante torce, scusa? Le mettiamo qua, perfetto, sortiamo tutto. Allora, l'oro, eccolo qua, l'oro. Poi ci serve la stone in quantità di 4. Ok, e infine vediamo Blood Altar, che cosa ci serve? Una fornace, perfetto, niente di complicated. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thank you, e thank you. Ah, quanto sei lenta. Tra l'altro potrei fare una cosa molto 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 easy. Perfetto. Dovrebbe essere così e così. Stone to Iron Furnace. Cazzarola, com'è che... Proviamo a vedere se... Perché? Ok, molto strana questa come cosa. Posso fare così? Iron Furnace. No, non volevo mettere la stone. Testa di cazzo, mi ha spaccato. Santa pazienza. Allora, tieni e tieni. Fai vedere 18. Se non sbaglio, la Gold Furnace invece era un blocco d'oro e lei non fornisse in mezzo. Ok, togliti, facciamo e poi facciamo così. Oh, Golden Furnace. Dopo di questa c'è la Diamond, che possiamo fare 6 diamanti, 2 di vetro, facciamo thank you. Dopo di questa c'è la Emerald Furnace, che anche questa la possiamo fare. Facciamo Emerald Furnace, vediamo cosa ci chiede altro. Ok, ci possiamo fermare alla Emerald Furnace, però raga è notevolmente molto più veloce questa almeno. Possiamo ottenere tipo uno stack di coso, di stone, che non si sa mai che mi serva per la stessa. Ah, so good raga, so good. Perché qua non ti cosi? Ah, perché avevo solo azzarola. E vabbè, ce l'avremmo bloccata per sempre. No, in realtà no, però. Allora, qua c'era l'oro da qualche parte. 2 di oro, perché io sono molto intelligente, lo spreco ovviamente. Togliti dal cazzo, grazie. Vai, cucina. 1, basta. Andiamo a fare il Blood Altar. Bloody Hell. Dagger of Sacrifice, Sanguine Sientem e un Diamond, perfetto. Per ottenere la Dirt o la Lava in questo mondo abbiamo bisogno di un po' di magia. Quindi per
buttare del sangue dentro l'altare, potrete pugnalarvi con il sacrificial knife oppure uccidere i mostri vicino all'altare con una daga del sacrificio. Che dovrebbe essere questa, ok, perfetto. Prossima quest, che cosa ci chiede? Il weak orb. Niente di veramente complicated. Prendiamo la daga del sacrificio, mettiamo il blood altar qui vicino, magari tipo togliamo un attimino, facciamo così. Oh, sono qui. Ma lo instant kill? Oh, bello. Bello, 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 bello. Intanto mangiamo perché sto morendo di fame. Sì, però ci mette tantissimo, raga. Cioè, non... Allora, proviamo a vedere il weak orb, come si fa. Weak orb... Un diamante con 2000 di life essence. Lui adesso ha... Come zero? Perché zero? Perché si sta consumando, scusa? Sta scendendo. Non ho capito, ma in teoria non dovrebbe rimanere lì il coso, il... Perché scende, scusa, eh? Non ho capito, cioè in teoria dovrebbe rimanere lì. Allora, spawn. Capito come dobbiamo fare. Allora, spawn possono essere, sì, ma non posso maximum delay. Questa lo potrei fare, potrei effettivamente ridurlo, però raga è una stronzata, cioè perché adesso non sta più abbassando. Secondo quale logica si stava abbassando prima, scusa? Non ho capito, infatti mi sembrava strano, ho detto ma... Boh, vabbè. Comunque, dobbiamo aspettare un attimino che i cicci si accorgano di me. Dai, vieni, vieni, che vieni. No? 1600. Ce ne manca un altro zombie, se fa in tempo a muoversi, diciamo, a spawnare. Non so se ci sia la Kirion, vediamo. C'è la Kirion, quindi in teoria potrei prendere lo spawn e andare a metterlo in un'altra zona. Siamo a 2096, quindi adesso in teoria potrei tranquillamente fare il, come si chiama, il Wiki Blood Orb. Strana questa cosa, che comunque forse al di sotto di una quantità lui incomincia a consumare la life essence, una cosa abbastanza idiota, cioè non l'avrei mai fatta fare una cosa del genere. Però weak blood orb, col weak blood orb possiamo iniziare a fare il crafting della blood magic. Mi piace perché la blood magic io in realtà, raga, non l'ho mai, diciamo, non mi sono mai concentrato sulla blood magic, anzi cercavo di evitare di farla, però effettivamente potrebbe essere una cosa carina poterla iniziare a fare. Allora, innanzitutto stoppiamo, vediamo se lui sta consumando. No, rimane lì, perfetto, perfetto, perfetto. Non so perché prima stesse consumando, boh, strano. Comunque molto 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 strange. Usato per craftare e guardate che cazzo ci dà, che cosa ci dà, raga. Le reward di questa quest per upgradare lo spawner, lo zucchero e gli orologi. Quindi se io tipo faccio così e così, lui dovrebbe farmi spawnare molto più in fretta gli zombie. Molto più in fretta, si fa per dire, però
in teoria dovrebbe aumentare la velocità. Ci praticamente ci aumenta il minimo delay e ci diminuisce il massimo, se non sbaglio, una cosa del genere. Lo zucchero ci diminuisce il minimo e l'orologio ci diminuisce il massimo. Comunque, detto ciò, andiamo verso Holla Dirt, granite fuso con la Drive Create Dirt, per qualche ragione. Ci dà un seme, il che potrebbe essere anche molto molto comodo, dato che comunque non abbiamo da mangiando. Quindi in teoria dovremmo cercare di farne il più possibile. Ma io direi, raga, tanto ormai lo aspettiamo, ma io direi di aspettare. Ma presumo che comunque dopo avremo la possibilità di autocraftare il tutto. Comunque lasciamo le cose così per il momento, poi vediamo. Ok, granite, very good. Andiamo subito a infonderla con il sangue. Quanto ne vuole? Ha già fatto. Ha già fatto. Già fatto. Ma ne usa meno. 1266. 1254. Ah, ne usa 10. Beh. Non male. Un po' di 10, un po' di 10, un po' di dirt per il futuro. Allora, ci dà dei wheat seed. Thank you. Throw dirt on the ground e aspetta 15 secondi per ottenere una pianta randomica. Sicuramente, davvero. Ok. Non voglio buttarla tutta perché fai che magari tipo 4 me li tengo. Questi 6 me li butto. Ah, c'ho il magnete, sono deficiente, vabbè. Fai 5, dai. Ok, controlliamo di nuovo le quest. Ci dà il Gluttony Charm. Tra l'altro questo è molto comodo perché ci fa mangiare il cibo molto in fretta. Wheat. Tempo di ottenere un po' di cibo. Fruit Salad è molto semplice da ottenere ed ha un sacco di saturazione. Molto interessante, molto interessante. Io vorrei andare un po' sulle speedrun in teoria, però perché Sugar? Oh cazzarola, io spero che Melon Seed, Kelp, ok. Maledetto. Ok, questo ci permetterà di mangiare istantaneamente praticamente, però non volevo buttare tutta la dirt sinceramente, però mi toccherà farlo, mi sa. Mi sa proprio di sì. Vabbè, comunque il Mattock dovrebbe consentirci di... No, non è il Mattock, ma il Kama. Vabbè, Kamehameha. Tieni. Cosa abbiamo ottenuto? Bambù, cactus, sweet berries. Ma io direi che le sweet berries potrebbero essere interessanti da far crescere. Ho ottenuto Bauxite, thank you. Ok, abbiamo fatto un'altra quest che è quella del cactus. Cactus contengono un sacco di acqua, quindi possiamo cercare di estrarla usando un mixer. Ok, perfetto. Ci dà anche le sugar cane, buono. Però a noi adesso ci serve praticamente utilizzare la stessa energia per poter utilizzare un mixer mechanical mixer. Serve l'andesite alloy, che sappiamo come si fa. Posso tornare indietro da qua. Cogwell, ok. Il whisk, che vuole le iron plate, anche queste vanno bene. Oh, quanto sei cresciuto? Ma cresci così? Ma veramente? Oh, grazie mille. Allora, in teoria possiamo fare un po' di granite. Dammi questo hopper, dammi anche l'altro hopper, grazie. In teoria possiamo innanzitutto attivare il magnete.
ridimensionare l'hopper come inventario, diciamo, eh. Se tipo butta la granita qua. Ah, però lui mi prende la granita. Aspetta, aspetta. Ah no, le stava facendo. Io pensavo non le stesse facendo. E prende più di una, ecco infatti. E quando si va alla delta possiamo iniziare a prendere, perfetto. Thank you. Ok, abbiamo un po' di delta. Qui possiamo fare magari tipo una cosa di questo tipo, in modo che non ci dia molto 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 fastidio, diciamo, il fatto che comunque le sweet berry ci pungano. Allora, abbiamo detto, iniziamo a fare tutti i crafting, quindi abbiamo bisogno dell'andesita alloy che abbiamo già, il coso casing, l'andesite casing, forse ci abbiamo già tutto, le cogwheel, addirittura, ci manca solo il whisky che vuole due andesite che ce le abbiamo, e più un paio di plate. Il martello dovrei averlo fatto, il martello, o no? Non mi ricordo male, mi ricordo male. Quindi facciamo così. Ce l'ho una stringa, che culo, che culo, che culo, che culo. Allora facciamo questo modo qua, perfetto, abbiamo un martellozzo e infine 5 plate. Mixer, whisky, ragnetto. E abbiamo anche il mechanical mixer, perfetto. Ora col mechanical mixer ci serve, perché mechanical press, scusa? Mi fai fare prima il press, scusa? Ok. Un po' strana come cosa, ma dovremmo essere capaci a farlo. Perché il ferro non l'ho messo a smeltare, sono un idiota, vabbè. Nel frattempo andiamo a vedere quello che abbiamo. Press. Eccolo qui. Mechanical press, ok. Tutte cose che dovremmo avere, sì. Ci manca solo il blocco di ferro. Ok, perfetto. Mechanical press ci dà 5 lingotti di ferro. Va bene. Some to make plate, ok. Andesite casing dovrebbe essere semplice, però ci serve l'andesite. Toglimi il ferro. E cucinami. Dov'è? Che schifo, ma. Ah, no, ne ho, per fortuna. Ok, abbiamo fatto anche il depotto, ci dà degli andesite casing, perfetto. Oh, infine cogwheel a manetta, perfetto. L'ultima cosa da fare è il basing, che purtroppo non possiamo fare perché non abbiamo ste minchia di cose. Allora, va bene, facciamo così. C'è un inventario pienissimo praticamente. Allora, stone, buttiamo la dirt, qua buttiamo gli ingotti di ferro, l'andesite, grazie. Tanto, ah no, la stone, la cobblestone l'ho buttata, però non ha avuto, cioè non gli ho dato il tempo di trasformarsi. Thank you. Qua mi cucino un po' di ferro e infine ci serve un basin. Oh, perfetto, basing per noi. Cosa ci dai? Ci dai due cactus. Oh, very good, very good, very good, very good. Quindi, perché ci dà due cactus? Perché semplicemente adesso possiamo farci un bel secchiello d'acqua. L'unica cosa che, raga, dobbiamo fare è quella di far crescere ovviamente un po' di cactus. Ce l'ho.
Però due ci servono per fare l'acqua. Uno lo pianterei un attimino e poi gli altri ovviamente li usiamo per questo. Come così, giusto? Perfetto. Questo è il mechanical press. No, non ci serve il mechanical press. Ci serve il mechanical mixer. Dovrebbe stando funzionando. No, questo usa... Ah, questo ha fatto male. Questo usa praticamente, se non sbaglio, dov'è? Dovrei tipo fare un altro, che palle però, raga. Uff, io le odio queste cose. Allora, dammi delle berry. Perfetto, me le magno. E infine mi serve, ma il cactus me lo fa crescere. Il cactus me lo fa crescere, non vuole sentita questa frase. L'ultima cosa che mi serve, allora, delle cogwheel, ok, però mi serve anche un... vabbè, prendiamo le shaft, non so se c'ho tutto, prendiamo anche questo, dovrebbe servirmi un gearbox. Perfetto, però dovrebbe servirmi quello verticale, in teoria, perché poi giriamo il la coso. Però non da qua. Devo effettivamente fare così. Farlo scendere un attimino. Mettere una cogwheel qui. Mechanical mixer, dov'è? Qui. Adesso giri il basing. Perfetto. Andiamo a mettere dei cactus. Come funziona? Sembra che il coso non stia ruotando con la velocità. Quanta velocità vuoi, scusa, per fare questo lavoro qua? Allora, potrei effettivamente aumentartela, tipo così. Vediamo. Adesso dovrebbe bastare. Un po' brutta come cosa, ma raga, dobbiamo farla solo una volta. Ah, thank you. Vediamo quanta acqua esce. Oh, com'è così poca? No, maledetto, dobbiamo aspettare a te. Vabbè, raga, aspetteremo che il personaggio si fermi, che il cactus cresca e faremo un bel po' d'acqua. Per il momento è tutto, ragazzi, ci vediamo alla prossima.